consigliera Carmen Galluzzo, delegata ai rapporti istituzionali religiosi. Torniamo a voi con i concerti nelle chiese. Neanche la pandemia ci ha fermati e se non possiamo fare il concerto in presenza, verremo noi nelle vostre case. Il primo concerto lo stiamo realizzando nella chiesa della Madonna del Monte Carmelo e quindi porgo subito i ringraziamenti al parroco della chiesa, Don Marco Gerardo, e al priore della confraternita del Carmelo, Antonello Papalia. Fra poco saremo a Pasqua, quindi dedicheremo questi concerti alle nostre tradizioni. Un altro ringraziamento c'è da fare all'Associazione Armonie che ha realizzato tutto quanto il progetto. L'amministrazione Menucci non vuole trascurare la diocesi, non vuole trascurare le parrocchie di periferia e non solo. Nel primo appuntamento valorizzeremo le tradizioni e la musica del nostro territorio con dei musicisti che appartengono a questa terra. Danilo Panico al pianoforte, Ida Pagliarulo soprano e violino, Giuliana De Vicenti soprano, Aldo Gallone tenore. A tutti quanti voi buon ascolto e buona visione. Thank you.
Benvenuti in questa chiesa del Carmine, uno degli scrigni della pietà popolare tarantina, legata soprattutto alla Settimana Santa. Vorrei ringraziare l'amministrazione comunale e la professoressa Galluzzo Motolese per aver pensato a questo concerto trasmesso dalla nostra chiesa. Credo che abbia pregio almeno per due motivi. Il primo è che la bellezza della musica ci fa ritrovare l'armonia della vita, quell'armonia che in qualche modo, provati come siamo, dalle restrizioni, dalle limitazioni, dai timori legati alla pandemia, armonia che stiamo un po' perdendo. La musica tocca le corde del cuore e ci aiuta a vivere in modo umano anche questo segmento della nostra storia. E poi il secondo motivo di pregio è che molti tarantini, soprattutto quelli che si sono trasferiti fuori città per tante motivazioni, non potranno entrare, tornare a casa loro e vedere queste chiese che sempre sono state il luogo di rifugio, il luogo di ritorno durante la Settimana Santa. Se non potete venire voi, almeno tramite le immagini, sono queste chiese, questi luoghi che ci parlano di fede e di devozione, a raggiungere tutti voi. Buona Settimana Santa. Oh.
Thank you.
Siamo lieti di ospitare quest'oggi questa manifestazione di canto e di musica nella nostra chiesa, che di canti e musica ne ha vissuti tanti in tutti questi anni. Viviamo un momento particolarmente delicato e forse oserei dire che è ancor più delicato per gli operatori del mondo della cultura, dello spettacolo, i cantanti, gli attori. Credo che questa opportunità di consentire queste attività all'interno delle chiese nel periodo della Settimana Santa, che oltretutto polarizza l'attenzione di tanti, è una delle iniziative che rientrano in quell'attività del comune per portare la nostra città all'attenzione di quello che stiamo vivendo. In quest'ottica la Confraternita ringrazia gli organizzatori di questa manifestazione, l'ente civico, la professoressa Galluzzo Motolese, per questa attività e per aver pensato alla nostra chiesa, che è un patrimonio di attività legata ai gesti della pietà popolare. Noi siamo custodi di queste tradizioni e grazie all'attenzione che anche il Comune ci riversa, continuiamo a conservarli anche in questo periodo di grande difficoltà. Sotto il tuo manto.